Ciao a tutti, buongiorno amici, RC Fishing Boat Milano. Siamo quasi nel nuovo anno, quindi quasi nel 2020. Oggi sono qua per mostrarvi alcune upgrade che abbiamo fatto e che saranno disponibili dal nuovo anno sul modello Zeus. Allora, in primis abbiamo mandato in pensione la colorazione nera lucida, quella in carbonio ha preso il suo posto, quindi ora avremo le versioni camouflage e le versioni in carbonio. Carbonio che si addice parecchio a questa scocca perché ne esalta la sinuosità e l'aspetto estetico, sicuramente molto carina, poi lì è una questione di gusti. Per quanto riguarda la scocca, è stato fatto un aggiornamento sulla scocca della barca, è stato fatto un aggiornamento sull'ecoscandaglio, sul sonar, sul traslottore, i motori che andremo a vedere nello specifico a brevissimo, le eliche, quindi i copri elica sfusate e il radiocomando. Allora, partiamo dal carbonio, quindi nulla è rimasto invariato per la parte alta della scocca alta della barca. Nuova colorazione carbonio. Per la parte sotto invece sono state fatte delle variazioni. Allora, in primis partiamo dall'oggetto del contendere, ovvero i nostri copri elica. Tutta questa parte qua è stata fatta ex novo, quindi il corpo diciamo della scocca bassa è stato riformulato e al posto delle passate griglie ci sono quelle nuove. Allora, quelle nuove hanno una conformazione sicuramente molto diversa, hanno un'apertura che è molto più grande, quindi vuol dire maggiore uscita d'acqua e maggiori performance. Questo perché sono state abbinate al nuovo sistema, al nuovo firmware della barca e ai nuovi motori, ok? Dopodiché abbiamo un nuovo sonar. Quindi non è più un eco, diciamo il sonar, il trasduttore della Toslon, ma è stato implementato, quindi molto migliorato. Abbiamo una frequenza di rimbalzo molto maggiore che emette più onde, per cui il dettaglio del sonar è ancora migliore rispetto a prima. E poi abbiamo una nuova scocca, che in questo caso è fatta in ABS, totalmente in ABS, non è stata colorata e quindi sicuramente è più robusta e meno incline a quelli che possono essere magari segni o segnettini, ok? L'appoggiamo un attimino. Allora, passiamo ai nostri copri elica. Questi, come vi ho fatto vedere prima, sono quelli nuovi, questi quelli che equipaggiavano i modelli precedenti. Allora, per sfatare qualsiasi mito, alcuni clienti ci hanno chiesto se questi potevano essere sostituiti con quelli nuovi nei modelli vecchi. Allora, in realtà potrebbero anche essere sostituiti, il discorso è che non hanno gli attacchi corretti, volendo con un po' di silicone ci potrebbero essere diciamo inseriti. Il problema invece è un altro, perché come potete vedere, a differenza di quelli nuovi, quelli vecchi hanno due flap. Questi flap servono per la direzione e la marcia indietro della barca, servono a deviare il flusso d'acqua. Questi nuovi non ce l'hanno perché questa deviazione fa parte della scocca, quindi non so se si vede qua, ma questi flap sono parte integrante della scocca. Quindi se voi andate a inserire questi nuovi nei modelli che montavano, diciamo, quelli precedenti come griglie, innanzitutto non avete più la retromarcia, perché non avendo il deflettore non avete più la retromarcia. Seconda cosa, le impostazioni dei modelli passati sono stati fatti per un certo flusso d'acqua. Maggiorando il flusso d'acqua, in uscita è possibile che comunque la barca non funzioni più correttamente, soprattutto nella navigazione automatica. Un'altra cosa importantissima per i modelli, del perché magari non possono essere inseriti o è meglio non inserirli, sono le griglie. Allora, queste griglie sono molto fitte, quindi qualsiasi pezzettino di legno, qualsiasi tipologia di materiale fa molta fatica a entrare qua dentro, propriamente perché la CPU dei modelli passati non aveva protezioni particolari. Se li andate a montare i nuovi direzioni di flusso, quindi nuovi copri eliche, le grate sono molto diverse, sono molto più libere. Se si dovesse inserire qualcosa all'interno che blocca l'elica, rischiereste di far bruciare la CPU e poi per cambiarla affrontare un importo di 350 euro. Quindi non so quanto ne valga la pena, ma voi poi la descrizione se farlo o no. Quindi per i copri eliche abbiamo terminato. Allora, un grande
aggiornamento è stato fatto poi per il nostro radiocomando, quindi sempre 2,4 GHz. Abbiamo aggiornato sia il firmware della radio, sia il firmware del GPS e tutte le funzionalità della barra, quindi sono state migliorate. Innanzitutto partiamo col dire che tutte le nuove versioni, come il modello RC1, non hanno più 9 waypoint, ma ne hanno ben 30. Quindi, andando a cambiare l'impostazione, voi avrete lo slot, poi magari facciamo un altro video, ve lo facciamo vedere meglio. Abbiamo gli slot, la home e poi 1, 2, 3 fino a 30. Sotto latitudine e longitudine, tutto quello che mi voglio memorizzare. E per passare dal sistema GPS al sistema di eco, basterà solamente premere un pulsante. Le lingue disponibili abbiamo l'italiano e l'inglese per tutto il menu. Le funzionalità rimangono pressoché invariate per quanto riguarda sganci terminale, vani apertura pastura, il tasto auto e le funzionalità del nostro GPS, però la vera sostanza è stata che i 30 punti sicuramente sono una bellissima comodità rispetto ai 9 prima. Quindi potete andare a memorizzare dall'1 al 10 in un lago, dal 10 al 20 in un altro e dal 20 al 30 in un altro ancora, poi a vostra completa discrezione. Un'altra cosa importantissima è che l'antenna è stata rimossa, cioè ovvero nei modelli precedenti l'antenna veniva su, quindi era flessibile. In questi non c'è più, perché così si evita di romperla, ma l'antenna è stata integrata all'interno della radio stessa, è un'antenna ad alte capacità, ad alto range, 500-600 metri senza nessun problema, sempre 2,4 GHz, però vedrete che sicuramente è una cosa sicuramente molto migliore per quanto riguarda la durabilità degli accessori, quali antenna e radiocomando. Chiaro che se poi il radiocomando vi cade e si rompe, quelli sono, è un altro discorso. Per quanto riguarda la batteria, è stata cambiata all'interno del radiocomando, quindi la batteria non è più esterna, ma è all'interno. È stata maggiorata in termini di amperaggio e in stand-by tenete conto che vi può assolutamente durare 24 ore. Poi, in base a quanto lo utilizzate, in base a quanto utilizzate anche la luce di backlight, chiaramente la batteria può durare un pochettino più, un pochettino meno. La cosa comoda è che si carica tranquillamente con una USB. Per quanto riguarda il discorso del radiocomando, abbiamo terminato. Queste sono tutte le novità, e non sono poche, del nuovo anno. La nuova versione sarà ed è già disponibile sul nostro store a partire dal 1 gennaio 2020. E che dire, sicuramente magari tutti coloro che hanno il modello precedente ci faranno un mezzo, e si sono trovati bene, si faranno un mezzo pensierino, perché è proprio super super comoda e carina e le migliorie sono veramente tante. Se vi è piaciuto questo video, lo trovate interessante, potete mettere un like e seguirci sul nostro canale, così da rimanere aggiornati per qualsiasi altro eventuale video che posteremo. Ciao ragazzi, grazie, alla prossima!